I farmaci anti-PCSK9, quindi due anticorpi monoclonali e più recentemente il SIRNA, che è un farmaco con un altro meccanismo d'azione ma che agisce sullo stesso bersaglio terapeutico, stanno trovando, direi finalmente, il giusto posto in terapia. Noi facciamo il punto su questi temi col dottor De Luca, che abbiamo incontrato qui a Rimini al congresso nazionale dell'AMCO. Allora, dottor De Luca, innanzitutto in questa breve chiacchierata sugli anti-PCSK9 vorrei partire da quello che penso sia il punto più importante, ovvero qual è il loro posto in terapia, quando è che è giusto utilizzarli? Allora, intanto c'è un'indicazione che è un'indicazione in tutti i pazienti che non hanno raggiunto il target nonostante la dose massimale di terapia con statine più o meno ezetimibe. Questo è quanto è stato testato negli studi approvativi ed è quanto è attualmente approvato in prevenzione secondaria ed in prevenzione primaria nei pazienti a rischio alto o molto alto. Quando è giusto utilizzarli? Poi nella pratica clinica, e venendo alla sua domanda, ancora una volta in tutti i pazienti, soprattutto in primis in prevenzione secondaria, nei pazienti a rischio alto e molto alto, che nonostante le terapie che somministriamo per via orale non riescono a raggiungere i ben noti target terapeutici raccomandati. Ecco, vorrei adesso invece focalizzarmi sulle novità, ce ne sono un paio, penso entrambe interessanti. La prima riguarda i due anticorpi monoclonali, alirocumab ed evolocumab, per i quali l'AIFA vi ha dato la possibilità di utilizzare in maniera un po' più semplice rispetto a prima. Cosa è cambiato? È cambiato che, come spesso succede con la maturazione di farmaci in commercio, si abolisce il monitoraggio da parte dell'AIFA e quindi poi rimane soltanto la necessità di fare una prescrizione via web del PT. È cambiato anche in alcune regioni la distribuzione, che è molto importante. Perché? Perché prima questi erano farmaci che potevano essere distribuiti soltanto dalle farmacie ospedaliere e adesso è possibile distribuirli anche nelle farmacie territoriali. È importante anche per il paziente, che non deve andare sempre nell'ospedale che ha prescritto il farmaco, che magari è lontano chilometri dalla sua abitazione, ma può ricevere il farmaco dalla farmacia più vicina. Ecco, poi c'è una novità che riguarda solo uno dei due anticorpi monoclonali, l'alirocumab per l'esattezza, per il quale da poco avete a disposizione una formulazione che permette la somministrazione mensile, quindi semplifica un po' la terapia. È un vantaggio, dottor De Luca? È un vantaggio per il paziente sicuramente. Questo alirocumab 300 nasce proprio dall'esigenza del paziente, dalle segnalazioni del paziente. Questo nuovo metodo di somministrazione di alirocumab si avvale di un autoiniettore di ultima generazione che consente al paziente di avere anche un feedback. Un feedback visivo, un feedback tattile, un feedback uditivo, in modo tale che il paziente è certo al 100% che si è inoculato correttamente il farmaco. Questa è la novità straordinaria ed essenziale che deriva dal paziente e poi è per il paziente, perché con l'alirocumab 300, oltre alla modifica dell'autosomministrazione, noi abbiamo la possibilità di somministrare il farmaco non più ogni 2 settimane, ma ogni 4 settimane, e questo inevitabilmente aumenta l'aderenza e la persistenza terapeutica. Bene, tutto ciò che può facilitare la vita del paziente è sempre benvenuta. Abbiamo detto all'inizio che si utilizzano di più rispetto al passato, che c'è un'accettazione che gradualmente è cresciuta, anche se i dati che ci derivano dal progetto Audit, un progetto molto bello proprio di AMCO, ci dicono che dopo un infarto del miocardio circa il 20% avrebbe bisogno di questo tipo di farmaci, ma ci dicono anche che nei 50 centri dove questo progetto Audit è stato realizzato la percentuale di utilizzo di questi farmaci era solo del 40% ed è aumentata all'80% dopo un progetto di formazione molto interessante e molto approfondito. Il progetto Audit è stato realizzato su 50 centri italiani, quindi chiaramente su una quota dei centri, non certo in tutta Italia perché non sarebbe stato possibile. Cosa si può fare affinché appunto
anche nel resto dell'Italia dal 40% anche qui si passi all'80%. 80% fra i pazienti eleggibili. Certo. Ora, anzitutto, per rispondere alla sua domanda, bisogna identificare bene il paziente eleggibile al trattamento, e per far questo ci vuole cultura, e noi come AMCO, al di là del progetto Audit, facciamo tante attività di formazione anche in questo senso e di ricerca. E poi bisogna ottimizzare i percorsi, e anche in questo la nostra associazione si è impegnata da tempo con documenti di consenso intersocietari e di AMCO in particolare, per cercare di identificare un percorso ottimale per la identificazione del fenotipo che può beneficiare precocemente del PCSK9 inibitore o dei SIRNA che sono a disposizione, e quindi poi cercare di aumentare la quota dei pazienti che possono beneficiare di queste straordinarie terapie. Bene, grazie di quello che ci ha raccontato, direi anche grazie per l'impegno di AMCO per favorire appunto una cultura sempre più diffusa. Grazie. Grazie.